Nome: Stefano Bicocchi, in arte Vito. Giorgio Barchesi, in arte Giorgione. Età: 28. Allora anche tu. Io 22. Professione: dai. Ma attore, cuciniere. Questo è difficile. Per me sì, oste, è sempre per tutti. Assolutamente oste. Segno zodiacale: Capricorno, ascendente Leone. Gemelli, ascendente Leone. Segno zodiacale: vi avete appena detto. Cos'è? Rimbambire? No, è perché mi distraggo a ascoltarvi. Sì, sì. Tre aggettivi per definirti. Io? Tutti. Bello, muscoloso e attraente. Alto, ben distribuito e intelligente. Hobby? Hobby? La cucina. La cucina, sì. La prima cosa che fai la mattina appena sveglio? Tiro l'acqua. Non sempre, e però. Dopo spieghiamo perché. Dopo, no, pipì. Sì. Ultimo libro che hai letto? Ma credo Cime tempestose negli anni 60. No, io ho letto un ultimo libro postumo di Wilbur Smith, che è un libro da viaggio, che è di avventure. È un tipaccio che comunque ti fa passare quei 10 minuti che stai in aeroplano o in treno e scorre via. Canzone preferita? Non lo so, forse Cara di Lucio Dalla. Per me la leva calcistica di Gregori. Ottime scelte. Attore e attrice preferiti? Vito, Stefano Bicocchi e Dina Everton, che è il mio corrispettivo femminile. Sicuramente Vito, Stefano Bicocchi. E femminile? Femminile, guarda, l'ho conosciuta e la Cortellesi mi ha dato belle sensazioni, però certo non possiamo metterla, come si dice, non puoi fare la tua attrice preferita, perché però sono vecchio, quindi ne ho viste tante di attrici brave. Mare o montagna? Montagna. Montagna, assolutamente. Dolce o salato? Salato! Salato, sì. Caffè, moca o espresso? Moca. Moca se ce l'hai, ma l'espresso di casa io lo faccio con la macchinetta vuota. Io l'espresso lo prendo nel bar. Io in casa quando mi alzo faccio la moca e poi vado al bar a prendere l'espresso. Non uso l'espresso in casa perché trovo ghiacciato. Ma non quelli con i filtrini, quello che macina prima, eh? No, sì, ma non mi piace. Però quello la che moca. Ho io la macchinetta, no. Comunque sono io fuori espresso. Sì. Cioccolato, fondente o latte? Fondente. Fondentissimo. Doccia o vasca? Ma quando ci si lava dipende dai giorni che non ti lavi. Se un po' che non ti lavi vai a mollo, se no ti fai la doccia. Se hai la possibilità. No, però doccia. Sì, io pure doccia, diciamo, nel quotidiano, quando hai tempo ti metti nella vasca e poi ti fai la doccia. Dicono che i ricordi hanno un sapore. Un ricordo è il sapore a cui lo abbini. Difficile. No. Facile. Burro, pane e zucchero. Ah. Laido, che non sei altro. No, per me sicuramente per la prima volta il piccante. Cos'hai pensato la prima volta che l'hai conosciuto? Vacca se mangia. Quanto dicono a me che sono laido e quanto sono grassi nel loro cibo. Chi è più affascinante? Assolutamente io. Non ho dubbi, lui. Cosa gli regaleresti? A Giorgio? Lo ha già fatto. Sì. Mi ha regalato uno dei più bei coltelli che abbia mai avuto. Vedi? Cucinare è? Divertimento. Assolutamente sì. Ingrediente preferito? Uno. Impossibile. Boh, come si fa? Uno. Il primo che sale alla mente. Il pesce. Ingrediente non preferito? Non lo so. Per me il dolce. Prosciutto cotto. Io detesto le ricette col prosciutto cotto. Che sono quelli e nell'insalatona c'è anche il prosciutto. Che orrore. Io so quello di Giorgio. Dillo. L'anice. È vero, l'anice mi disgusta un po'. Cosa non può mancare nella tua dispensa? Una bella bottiglia di vino rosso invecchiato. Anche due. Con quale piatto non ti trattieni sulle quantità? La lasagna fredda di frigo. Sei veramente terribile. Io però ricordo le paste e fagioli del giorno prima, belle serate, belle densa, che era pure fredda. Però io la mattina andavo, aprivo sto frigorifero e c'era e mi mandavo giù. Col cappuccino. Birra chiara, scura, rossa o? Scura. Chiara. Vino bianco, rosso, bolle, fermo? Rosso. Rosso e poi tutto. E poi tutto, anch'io, sì. Pasta preferita, come formato? Penne lisce. Corta a paccheroni. Un piatto veloce per un ospite arrivato all'ultimo momento. Una scatoletta di tonno.
Di buona qualità. Di buona qualità, sì. No, io l'aglio olio mi viene bene, che non è facile, che non tutti lo sanno fare. Sono d'accordo. Ortaggio preferito? Cipolla. Cipolla. Spezia preferita? Io amo molto il goulash, che sono tirolese, quindi la paprika mi la piace. La paprika molto. Piace anche a me, sì, sì. La paprika piccante, non dolce, però. No, ma no, siete no. Gemelli diversi proprio. Cioè no, una... siamo uguali. Siamo simili.